RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB, che radioattiva la notizia. Buongiorno, siamo un po' più contenti perché ci siamo quasi ad una delle importanti opere della città di Cosenza che abbiamo davvero visto nascere e crescere sin dal pensiero. Ed ora, insomma, si sta concretizzando questo parco Piero Romeo nella zona di Via Roma. Ovviamente lo sanno un po' tutti, anche perché poi chi passa da quella su quella strada nota l'evoluzione dei lavori, e di questa evoluzione ne parliamo stamattina ancora una volta con Sergio Crocco. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Allora, ieri sono passata intorno alle 20 ed eravate ancora là. Come sta andando? Come procede questa installazione in qualche modo? Adesso possiamo davvero dire procedere alla grande. Ieri mattina è iniziato il montaggio dei giochi, durerà una settimana, quindi già vi annuncio, ma la maggior parte delle cosentine già lo sa, invece che il 1° luglio il parco verrà inaugurato il 15 luglio, soltanto 15 giorni di slittamento, insomma, per di rinvio, perché purtroppo c'è stato un problema della ditta, ma fa niente, sono davvero... Ecco, volevo dire, se mai qualcuno ancora non lo sapesse, ricordiamo che questo non è un parco giochi normale, normalissimo, oltre che essere bello, è dedicato ad altre persone anche. È dedicato a tutti, con la particolarità bella di questo parco è che è dedicato a tutti, non c'è esclusione, quindi è un parco davvero per tutti, per i bambini normodotati come per i bambini disabili, per i bambini vedenti come per i bambini non vedenti. È sempre una cosa banale, però davvero vi giuro che è una rivoluzione questa, perché non esiste, faccio un esempio, come vi ho sempre detto, da Rimini in giù non esiste un parco del genere, quindi un bambino che abbia il problema di stare in gabbia a Roma non può andare a giocare in un parco a Cosenza pubblico. Sì, grazie all'associazione della Terra di Piero. Questo succederà a Cosenza per merito della Terra di Piero, tutti gli elogi possibili e immaginabili per noi, ma soprattutto per merito della città che si è davvero stretta a noi e ha capito la nostra credibilità, la nostra voglia di dare a Cosenza, ai cosentini, a tutto l'internet, a tutta la provincia di Cosenza, questo luogo di grandissima civiltà. Ebbene, che non è davvero, non è soltanto l'andare a giocare, che è la cosa importantissima, ma è anche un salto di qualità, diciamo, anche culturale, perché si capisce, si deve comprendere finalmente dal 2016 che non esistono le diversità e basta, esistono tante diversità, tanti modi di essere, e tutti quanti vanno secondo, tutti quanti hanno il diritto anche al gioco. Certo. Perché non esiste un bambino che non debba avere il diritto certo. Al gioco. Io quando vado in Africa, la prima cosa che faccio è cerco di portare, oltre al sollievo alimentare ovviamente, medico eccetera, i giochi, perché i bambini hanno diritto ai giochi anche nel posto più sperduto del Centro Africa. È vero, e tra le altre cose io giusto faccio una nota. Ieri sentivo in una nota trasmissione della RAI, si parlava appunto di disabilità in qualche modo, e si sottolineava il fatto che molti disabili non escono fuori allo scoperto, quasi avessero vergogna, e invece ecco è stato lanciato un messaggio molto importante che anche questo attraverso è un problema grossissimo, un dato di disabilità da quello dei genitori, quindi bravissimo, verso i quali bisogna davvero porsi in maniera delicata e rispettosa. Certo. Questo problema c'è, tanti genitori che per una cosa atavica tendono a chiudere il figlio disabile in casa. Questo parco vuole essere anche questo, vuole dire ai genitori: venite qua che i bambini si divertono con altri bambini disabili, con altri bambini normodotati, in via da condivisione, in via di inclusione sociale. E non c'è alcuna questo differenza. Forse è davvero il messaggio più bello che mandiamo, oltre proprio ai giochi, i materiali che sono davvero meravigliosi. Io invito davvero tutti i cosentini a vedere come sta nascendo, a darci anche una parola di conforto. Certo. Stanotte due di noi hanno dormito nel parco, nei Saccattello, perché adesso c'è un sacco di roba che può essere... oggetto di malintenzionati, chiamiamolo così, però oggetto di bravissima. Esatto. Stanotte ci dormiamo, faremo i turni fino al 15 quando inaugureremo. Quindi stanotte andate tutti a disturbare Sergio.
andate tutti a disturbare Sergio che dorme lì. Scherzo, Sergio. Ovviamente complimenti ancora una volta, noi saremo lì il 15 per una, insomma, bella festa, per l'apertura, per questa consegna. Come sempre delle B. Grazie Sergio, una buona giornata, buon lavoro. Ciao. Ciao. Grazie, buona giornata e buon lavoro a voi, grazie.